tanti vegani, vegetariani all'ascolto, ma non solo, anche per tutti coloro che vogliono andare magari in un locale, mangiare bene, ma avere magari dei menù a disposizione veramente a 360 gradi per tutti i gusti, beh, rimanete all'ascolto, prendete carta e penna e segnatevi questo nome, perché un nome è una garanzia. E adesso spiegheremo anche perché. Sto parlando di Alessandra Madeddu, lei è una blogger e recensisce proprio tutti quanti i locali che parlano di cibo, anzi che ci danno del cibo, con la sua La Patata Bollente. Benvenuta Alessandra ai nostri microfoni. Grazie, ciao a tutti. Allora, un nome molto curioso, un'attività molto curiosa che però ha anche delle motivazioni molto serie dietro, quindi io voglio andarle proprio a scoprire e a far conoscere ai nostri ascoltatori. Innanzitutto, come ti è venuta l'idea di aprire questo blogger e come mai questo nome, La Patata Bollente? Allora, prima di tutto questo blog è nato da una mia esigenza personale, nel senso che mi trovavo a... sono vegetariana da 8 anni, vado a mi piace tantissimo mangiare, quindi non è vero che i vegetariani mangiano solo insalatine, anzi, viva il fritto, e mi trovavo a mangiare ristoranti di pesce, pizzerie, gelaterie e ordinare sempre solo pasta al pomodoro, perché non era possibile fare nient'altro. E un giorno mi sono svegliata la mattina, ho detto: senti, basta, adesso mi elenco tutti i locali dove fanno pasta al pomodoro, non ci vado più io e cerco di non farci andare nessuno. Quindi, sì, perché magari la difficoltà non è quando tu vegetariana magari stai insieme ad altre persone vegetariane, andate proprio in un ristorante apposito. Esatto. È quando magari giustamente esci anche con altre persone e vogliono mangiare altro. Esatto, non voglio fare, non sono quel tipo di persona estremista che vuole portare sempre tutti al ristorante vegano, anche perché poi è anche bello andare in posti diversi, no? Se no vai sempre negli stessi locali. E niente, il nome, che sembrerebbe un po' particolare, è nato perché quello che io faccio quando vado a fare le recensioni è leggere il menù, stilo una percentuale, quindi vedo quanti piatti ci sono per vegetariani e vegani, meno piatti ci sono per loro, più si alza la percentuale di patata bollente, perché la patata bollente per me, che sono vegetariana, è quel locale dove mangio solo la pasta al pomodoro. Quindi quando scrivo la recensione, chi apre il blog vedrà subito una percentuale, se è alta sa che gli andrà male. Quindi, come ho scritto sul blog, siete tutti avvisati, poi non dite che non vi ho avvisato, insomma. E niente, quindi tu vai a recensire qualsiasi tipo di locale, mi hai detto, sì. Ovunque si mangi, quindi parliamo di ristoranti, gelaterie, pizzerie, street food, esatto. Pasticcerie, hai detto pure dove si fa la merenda. Esatto, qualsiasi posto dove si mangi va benissimo. Allora, però la gelateria tipo per vegetariani come funziona? Allora, la gelateria per vegetariani no, però per vegani sì, perché i vegani, non mangiando latticini, devono stare attenti. Per esempio, molte gelaterie anche la frutta la fanno con il latte, quindi per una persona che ha un'etica come il vegano, anche se il gelato è tanto buono, non se lo mangerà. E ti dirò, le gelaterie ultimamente stanno aprendo tantissime, che sono sempre più attente a non utilizzare il latte, ma anche per un motivo. Vabbè, ci sono di anche tante intolleranze, sì. Esatto. E quindi perché magari privare delle persone che magari un conto è per scelta, ma un conto anche purtroppo per necessità, perché esatto, magari hanno questi problemi. Anche celiaci, per esempio. Assolutamente. Però ecco, dici un po', raccontaci un po' le tue recensioni, come sono? Ma guarda, di base cerco sempre di essere molto, come ti posso dire, non mi piace essere aggressiva, nel senso, anche quando vado in alcuni locali e trovo pochi piatti, cerco comunque di trovare sempre il lato positivo, perché penso che la positività ti lascia sempre la strada spianata per un'apertura mentale. Tanto mi sono resa conto che molti locali dove anche c'erano pochi piatti, dopo aver fatto la recensione sono tornata, ho trovato il menù vegano. Ma infatti, ecco, te lo stavo dicendo anche prima, secondo me riesce ad essere veramente un punto di riferimento, non soltanto magari per chi è vegetariano, per chi è vegano e quindi magari ha bisogno di una guida che magari ancora non esiste, ma proprio per i ristoratori stessi, perché tante persone non se ne rendono conto. No, più che altro perché, sai, finché un qualcosa non lo vivi sulla tua pelle, pensi che non esista. Tanto ieri sono andata a un'inaugurazione di un locale, il proprietario mi ha detto: va bene i vegetariani, ma i vegani io non li concepisco proprio. Io gli ho semplicemente detto: ma dal momento che esistono e potrebbero essere tuoi clienti, perché non capire la scelta?
Nel senso, tu puoi anche non essere d'accordo, però di base come ristoratore stai perdendo un cliente, quindi nessuno, io nelle mie recensioni non impongo mai il mio pensiero, anche perché voglio dire, è una cosa che rende felice me, quindi gli altri possono fare quello che vogliono, però di base penso che l'apertura verso gli altri, la curiosità di capire perché una persona fa una determinata scelta, comunque... Non lo so, io lo trovo interessante, anche... Ma poi, l'hai detto anche tu prima, magari erroneamente uno tende a identificare quella che è la cucina del vegetariano o del vegano sempre con le stesse cose. E invece magari c'è anche uno sperimentarsi per chi magari lavora in cucina e quindi trovare anche delle ricette particolari. Guarda, io sul blog realizzo anche tante ricette, però per dirti non sono... Quindi dai pure suggerimenti. Esatto, no, nel senso non ho mai fatto corsi di cucina, però sono una persona creativa a 360 gradi, mi piace sperimentare, apro il frigo e provo a fare. Secondo me anche, non lo so, si possono trovare spunti un po' dappertutto, tant'è che mi scrivono tante persone che non sono né vegetariane né vegane, però un tipo di cucina diverso, poi non lo so, se poi magari ci sono dei piatti che magari in un certo momento della vita oppure della giornata magari hai voglia lo stesso di provare, fare una cosa diversa, fare una cosa sfiziosa, quindi perché no? Sì, un modo diverso per esempio per mangiare le verdure. Guarda, se vai sul mio blog, in realtà le verdure sì ci sono, però ci sono anche tanti alimenti che non siamo abituati per la nostra tradizione italiana a mangiare. Non lo so, io sono un amante dell'avocado. E l'avocado, come se vai Si mette in molte ricette comunque l'avocado. L'80% delle mie ricette sono sull'avocado, perché proprio lo amo da impazzire. Pensa che era considerato il burro dei marinai, perché tanto tempo fa non c'era il frigo, non ti potevi portare comunque il burro. E l'avocado è quell'alimento che per la sua consistenza è un frutto, però per la sua consistenza puoi utilizzare in moltissimi modi, ma ci sono anche tanti cereali come la quinoa che nella nostra tradizione culinaria non vengono utilizzati, ti dirò. Io prendo infatti un questo, po' cioè, da tutto. Bravissima, perché molto spesso magari bisogna, come hai detto te, allargare quelli che sono i propri orizzonti e quindi magari introdurre anche quei cibi che non siamo abituati a mangiare, ma che potrebbero arricchire quella che è la nostra dieta. Sicuramente, ma come ti dicevo prima, molti pensano che mangiamo l'insalatina, in realtà lo ridico, viva il fritto, perché veramente non è che se sei vegetariano o vegano mangi solo le verdurine o l'insalatina, anzi, forse proprio è quella la spinta a dire ok, non voglio mangiare solo l'insalata. Quando 8 anni fa sono diventata vegetariana, vengo da una famiglia sarda, mi hanno tipo bannato dalla cucina, hanno detto tu sei malata, non entrare più, e lì ho iniziato a cucinarmi da sola, se no nessuno mi cucinava più. Come dico sempre, la mia famiglia cucina solo animali morti e io non me li voglio mangiare più, e quindi ho iniziato a fare un po' di corsi di cucina in giro per Roma. Ho sbirciato un po' su internet. Esatto, e lì ho scoperto anche, per dirti, io vado pazza per gli involtini. Di solito se vai all'alimentari cinese, adesso ci sono a Roma, aprono tutti questi alimentari, trovi delle cose molto particolari, per esempio le sfoglie di riso. Ci puoi fare degli involtini fritti o freschi buonissimi, solo che non li trovi da nessuna parte. Quando vado a cene di miei amici e li faccio, mi richiamano dopo un po' di tempo, no vabbè, lo voglio riprovare, ti prego, rifammeli. È una cosa, non lo so, la trovo una cosa bella perché ampli i tuoi orizzonti, appunto, come abbiamo detto prima. Conosci nuovi sapori e, come diciamo anche prima, introduci anche altre cose. Ma quindi come funziona però? Sei tu che contatti i locali che contattano te? Un po' tutte e due. È iniziato per piacere, quindi come facevo di solito, io prendevo, andavo, ho detto tanto lo faccio già, quindi sfruttiamo queste uscite a cena fuori per fare qualcosa di più interessante. E ho iniziato a fare le recensioni. Dopo qualche mese, avendo anche il canale di Instagram che va molto bene, perché comunque il food è un protagonista indiscusso di Instagram, mi hanno iniziato a contattare. Alcuni mi contattano e mi chiedono di andare per raccontare la loro esperienza, altri vado comunque io perché mi piacciono, perché li voglio provare, non per forza sono vegani e vegetariani. Bene, quindi io direi a questo punto, cara Alessandra, di dare tutti quanti i tuoi contatti proprio per venire a scoprire le tue recensioni e magari riuscire a catturare qualche ricetta anche da riproporre. Certo. Quindi io vi ricordo che qui con noi è Alessandra Madeddu, blogger, che fa queste fantastiche recensioni su tutti i tipi di locali dove si può mangiare la patata bollente. Quindi la potete contattare tramite Facebook, Patata Bollente, oppure tramite appunto il sito internet www.lapatatabollente.it. Se invece
volete ammirare anche i fantastici, le fantastiche foto dei piatti che va a scoprire, vi do anche Instagram, la patata bollente. Bene, Alessandro, vogliamo lasciare un messaggio magari ai ristoratori? Che cosa ti senti di dire? Ma mi sento di dire in generale a tutte le persone che ci stanno ascoltando che è giusto fare quello che uno si sente di fare, quindi libertà assoluta. Se vi sentite felici va benissimo così. Io a un certo punto della mia vita mi sono svegliata una mattina e ho capito che sarei stata felice aprendo il blog e offrendo un servizio alle persone che sono vegetariane e vegane. Di base mangiare meno carne vi fa bene comunque, quindi se volete dare una sbirciatina sul blog per le ricette o per trovare quel locale dove magari non sareste mai andati, perché no? E se volete scrivetemi se avete dei locali da consigliarmi, se voi state aprendo un locale, avete inserito dei piatti vegani e volete farlo sapere a tutti, io sono qui, Patata Bollente vi aiuterà. Assolutamente, e poi soprattutto è bello anche spaziare i propri orizzonti, conoscere dei posti nuovi, conoscere anche comunque dei piatti nuovi, e lei sicuramente può essere la guida che sta per voi, sia per quanto riguarda l'andare a mangiare, sia per i ristoratori magari farvi accorgere di qualche piatto in più da inserire. Quindi grazie ancora Alessandra Mandetto, blogger, recensore su tutti i tipi di locali dove si mangia la patata bollente. Grazie ancora. Grazie a te. E questo Benette Roma solo ed esclusivamente il top della capitale.